Siamo in Canada, più precisamente negli studi di Ubisoft Quebec, dove abbiamo avuto la possibilità di approfondire alcuni degli aspetti che andranno a caratterizzare questo nuovo capitolo della serie. In questo video vi raccontiamo allora quelle che saranno tutte le novità del combat system e del sistema di abilità di questo gioco. Assassin's Creed Odyssey è costruito intorno all'idea che il giocatore impersoni un leggendario guerriero spartano. La protagonista Cassandra o Alexios, a seconda della scelta iniziale, sono infatti eroi del mondo antico, che sovrastano i comuni esseri umani grazie alle loro capacità e combattono utilizzando una ricca schiera di abilità. Il combattimento è basato sulla stessa filosofia e gli stessi cambiamenti tecnici di Assassin's Creed Origins, ed è quindi incentrato su posizionamento, hitbox, tempismo e precisione durante la lotta, con la massima libertà di muoversi nell'ambiente. A tutto questo abbiamo aggiunto 6 diversi tipi di armi da mischia, le abbiamo variate e ci siamo focalizzati molto su un combattimento aggressivo e basato sull'azione, che spinga a gettarsi nella mischia piuttosto che essere attendisti. Vogliamo che siate costantemente aggressivi nelle lotte. Anche il sistema di parate, rotolate e schivate è stato aggiornato per seguire questa filosofia. Per il combattimento a distanza c'è invece un solo tipo di arco che può sfruttare tutte le abilità disponibili. Si tratta di una semplificazione rispetto a quanto visto in Origins che permette di concentrarsi sull'avere un arco sempre migliore e applicare a questo lo stile di gioco che si preferisce. Ci sono ovviamente anche diverse tipologie di frecce che spaziano da quelle standard fino a frecce esplosive o che possono paralizzare. Lo stile di combattimento è per certi versi artistico e si ispira alle testimonianze grafiche dell'epoca per riprodurre l'ideale della bellezza del guerriero tipico della cultura greca. La differenziazione delle armi va nella stessa direzione e punta a dare elementi specifici a ogni strumento. Nello specifico, tornano praticamente tutte le classi disponibili in Origins, ovvero spade, lance, mazze pesanti, daghe, asce pesanti e bastoni. Gli sviluppatori hanno cercato di conferire una personalità specifica a ogni tipologia, creando colpi altamente scenografici. Prendiamo ad esempio le mazze pesanti. Queste permettono attacchi brutali che finiscono per utilizzare la testa dei nemici come palline da golf. La lancia, invece, consente un affondo in salto molto simile a quello visto nel film Troy. Il combattimento da mischia non è però l'unico focus di Assassin's Creed e non mancano strumenti degni di un maestro dell'infiltrazione. Proprio come accadeva in Origins, Alexios e Cassandra possono controllare un'aquila di nome Icaros per taggare i nemici e individuare diversi punti di interesse. Un passo rivoluzionario nella serie è rappresentato invece dall'abbandono, almeno momentaneo, della lama celata, l'iconica arma in dote alla confraternita. Questa viene sostituita dalla lancia spezzata di Leonida, una reliquia della prima civilizzazione che può essere potenziata attraverso l'utilizzo delle tecniche degli Isu. Anche la lancia spezzata viene utilizzata per gli assassini, ma garantisce un grado di brutalità e una versatilità superiore alla lama. Infatti trapassa i nemici ogni volta che l'omicidio ha successo e può essere lanciata per realizzare una serie di uccisioni, andando a sostituire di fatto anche i pugnali da lancio. Tutto il sistema è pensato per offrire un'ampia gamma di personalizzazione dello stile di combattimento attraverso diverse abilità. Le abilità sono suddivise tra 3 diversi stili di gioco, ovvero guerriero, assassino e cacciatore. In base a come volete giocare potete quindi comprare abilità diverse rispetto a quelle che comprerei io, per focalizzarvi così su stili diversi di gameplay e differenti approcci alle configurazioni. Queste abilità possono essere attive e passive e possono avere una divisione in livelli di potenza sempre maggiore. Le animazioni procedono così posa dopo posa, con la forza dei colpi che scaturisce dai movimenti e dalla concatenazione di pose epiche, un po' come in una danza. Questo ha avuto effetti anche sul comparto grafico, che deve essere molto flessibile per garantire un uguale livello di spettacolarità a tutti gli stili. Le abilità sono quindi un elemento fondamentale dell'esperienza di gioco e anche nella loro gestione la parola d'ordine è personalizzazione. Il giocatore può decidere non solo quali utilizzare, ma anche a quale tasto assegnarle attraverso un'apposita ruota. Nel corso della storia si ha poi accesso a una seconda mappatura che permette di cambiare al volo la selezione e aumentare così la varietà degli scontri. L'uso di questi colpi speciali è limitato dalla barra della furia, che torna in una veste rinnovata e si ricarica con combo, parate e schivate. Alcune diventano infatti talmente potenti da essere inarrestabili, tanto che si possono addirittura far passare le frecce attraverso degli ostacoli solidi. Il loro utilizzo è però molto dispendioso e decidere il momento migliore per usarle aggiunge un ulteriore elemento di profondità agli scontri.
Nonostante sia molto difficile sbloccarle tutte, è interessante notare che non bisogna preoccuparsi troppo di fare delle scelte sbagliate. Dovete fare delle scelte, certo, però potete sempre resettare le vostre abilità e i punti ogni volta che volete, a un piccolo costo. Potete davvero provare ogni stile e capire come volete giocare, perché per noi gira tutto intorno alle vostre scelte. Scelte che si concretizzano anche nella sezione dell'armatura, con i diversi elementi che sono dotati di bonus più o meno adatti ai vari approcci. Grande attenzione sembra essere stata posta anche sul livello di sfida, per garantire un grado di soddisfazione elevato anche ai giocatori più esigenti. Per farlo si è pensato innanzitutto alla varietà dei nemici, garantita non solo da diverse tipologie di guerrieri, ma anche dalla presenza di fazioni differenti. Ateniesi e Spartani hanno infatti stili di combattimento diversi e non combattono, per esempio, come dei semplici banditi. A queste fazioni sono poi associati un totale di 50 mercenari. Questi sono guerrieri formidabili che vanno a caccia del giocatore quando questo viene scoperto a uccidere qualcuno. Eliminare i nemici alla luce del sole fa infatti salire la propria taglia, facendo diventare il protagonista una ghiotta preda dei cacciatori di taglie. Il team ha posto molta cura nella creazione di questi personaggi, che hanno nomi, storie, stili diversi e diversi punti deboli. Non siamo però di fronte a una sorta di sistema nemesi, visto che la caccia al mercenario è un elemento secondario. A un certo punto abbiamo pensato di ispirarci al sistema Nemesi, ma per noi non sarebbe stato il cuore del gioco, di quello che volevamo fare. Tu sei un mercenario e ci sono altri mercenari nel mondo, ma non volevamo un titolo che fosse solo incentrato sulla caccia ai mercenari. È parte del gioco. Tu puoi cambiare la tua graduatoria come mercenario, puoi influenzare la tua riconoscibilità nel gioco e quanta paura ispiri alle persone. Via via che aumenti il tuo livello come mercenario, ottieni migliori sconti nei negozi, hai una taglia inferiore da pagare e i potenziamenti alla nave costano meno. Però non è basato sull'andare fuori e uccidere qualcuno. Per noi il livello mercenario è incentrato soprattutto su una progressione lineare. Assassin's Creed Odyssey sarà insomma un gioco basato fortemente sulle scelte, tanto che ogni singolo elemento evidenzia un elevato grado di personalizzazione. Sembra poi che il team non si sia seduto sugli allori e, nonostante i buoni risultati di Origins, abbia deciso di apportare aggiornamenti significativi anche al sistema di combattimento, che andranno ovviamente verificati nella versione completa.